Buongiorno, benvenuti in un nuovo video unboxing, il secondo di quest'anno. E quest'oggi, come avete visto e come avete letto dal titolo, andremo ad unboxare la mia webcam. Allora, ho dovuto ripiastrarla dentro la scatola dato che l'avevo già aperta, solo che ora non mi ricordo più come minchia si apriva. Quindi andrò ad utilizzare la forbice perché non ho voglia di aprire. Facciamo così, togliamo lo scotch che ha messo mia madre, non so perché l'abbia messo, però noi lo togliamo e lo andiamo a spingere fuori, così. Oh, che scatola enorme! Questi vanno chiusi, questo va chiuso. Abbiamo qua la webcam che lasciamo qua, poi c'è questo, ok, le istruzioni qua sotto di cui non me ne frega letteralmente niente, questo oggetto e il cavo ovviamente. Quindi questo, visto che non mi serve, lo vado a rimettere nella scatola. Forse andava girato di qua, sì. Poi la webcam va tolta da qua. Questo lo andiamo a mettere qua. Chiudo, questo lo metto qui. Mannaggia. Vi ricordo che ritrovate tutti gli oggetti degli unboxing nei. Tutti gli oggetti che unboxerò, ragazzi, li trovate sempre in descrizione da acquistare su Amazon. Quindi abbiamo i nostri oggetti, adesso andiamo a vedere come funzionano. Allora, il cavo ovviamente andrà inserito nel vostro computer, quindi nel mio caso qua. Io lo faccio passare dietro per comodità, però potete farlo passare dove volete. Questo mi pare che va aperto così, va messo sopra la webcam, in questo modo, che se volete la tenete sempre attiva, ma se volete disattivarla tirate giù questo e non vi riprende. Adesso io lo metterò un po' più centrato, prendo la GoPro così vi posso far vedere dove va messa. Prima di tutto va aperta qua sotto. Ah no, scusate qua. Venite qua, aprite. E appoggio un secondo qua. Questa linguetta la tirate su e la spingete qua così. Cavetto inserito qua. Questa la andate ad appoggiare qua sopra sul computer, la infilate così e poi dietro la andate ad adattare in modo che possa stare su. Io la metto leggermente più a destra perché mi trovo bene così. Poi sistemate bene i cavetti, andate a vedere che il vostro PC non sia troppo attaccato al muro perché sennò il cavo si storta, così va ancora bene. E niente, adesso entriamo nel computer. Allora, eccoci qua. Se andate sul vostro OBS, andate su la sezione che avete, fate aggiungi dispositivo di cattura video. Io adesso lo ce l'ho qua. Selezionate la vostra webcam, cliccate attiva e alzate questo. Ora io per comodità andrò ad abbassare la webcam che riprenda soltanto la tastiera. Fate attiva. Come vedete sta riprendendo qua sotto. Qua potete scegliere, vi andrà sui predefiniti del dispositivo, quindi avrete una risoluzione di, non mi ricordo più quanto, ma sarà in Full HD a 60 fps o anche solo in HD a 60 fps. Invece se andate sul 4K, come ci andate? Fate personalizzato,
così che vedete mi diventa rettangolare la webcam. E andate su queste risoluzioni, come vedete ci avete tutte le risoluzioni che volete. Magari il 720p è comodo per chi fa dei video solo in HD, vuole farli in 4K, mette questa risoluzione. Chi vuole farli in HD mette questa. E qua per gli FPS io metterò elevati. Formato video non lo so. Qua ci avete tutte le cose. Cliccate OK. Adesso io andrò in unboxing e vi farò vedere com'è la webcam. Ecco qua. Adesso magari io l'avevo ingrandita, però come vedete possiamo andare a rimpicciolire qua. Così. E avete la grandezza normale. E nulla, queste erano alcune cosette. Adesso io andrò a inserire qua nella mia GoPro il cavetto per collegarla, per farvi vedere la doppia visuale, perché sennò come faccio? Ah, ogni volta mi annoio, perché qua è durissimo da aprire e spesso mi tocca utilizzare metodi un po' strani. Vabbè, fate così. Io intanto adesso vado a collegare la mia GoPro. Perfetto. E niente, vado a montare questo video. Ciao!